Buonasera, un bel siete un signore. Vi ringrazio. Un signore, non porto che va a pagare con chi tu chiavi che è merda. Ha lasciato sta usata, non vuole voglio. Va bene. Buonasera a tutti, buonasera presidente. Oui, buonasera. Buonasera, don Beppe Terracciano. Sì. Don Beppe, buonasera. Buonasera a voi e a tutta la fascia d'ascolto. A zio Beppe, a zio Martello. Come sta vostro figlio Antonio? Sta bene, sta ascoltando la radio, sta. Gli mando un porto bacio, ci manda. Sì. Un porto bacio a vostro figlio. Io vi ringrazio. Vabbè, dite. Vabbè, parli del tabaccaio. Sì. Vabbè, dite una cosa, però da quelli che siete, come io vi sto parlando. Sì. L'altra volta siete venuti alla radio. Non ho. Avete rimasto posto per me. Aspettate, non ho. Non ho capito. L'altra volta. Sì. Siete venuti alla radio. Sì. Avete rimasto qualche poco di pasta per me. Pasta per me. Ho rimasto un po' di pasta per voi. Ma quando mai? Non è rimasto manco un po' vero, non parlo mai. Chiamata urgente per il numero 4 6 7 5 8 0. No, Peppe. Sì. È rimasta la pasta per me, no? Ma quando si arriva in malattia, mia zucchina per me, chi è che può farlo? Non è vero, non ho trovato niente, Don Beppe. Mia zucchina, se faceva tu una mangiata, si mangia le cose, come si chiama? Pure mia zucchina. O cantando. Forse sarò cantando. O mia zucchina si è attuata, io rimanetto mia zucchina. Beh, come lo trovano? Scusate, non pare loro, mia zucchina già bastava. Io sto poco bene, sono influenzato. Sono dei Don Beppe, voi natalici le bugie, natalici le fossarie. Perché? Voi siete una bugiarda. Perché? No, Don Beppe, non Don Beppe, perché stasera mio fratello va a telefonare a casa. Mio fratello va a telefonare a casa. Attenzione, prego. Stasera. Ma sta zitto, perché non te lo va? Lui a casa non ci stima. 4, 6, 7, non decide fossarie. 8, avete capito? A che ora ha telefonato? Ha telefonato in lotta. Veramente non ci sei per poco. Voleva andare con voi, mio fratello, perché ho corretto 5 a 6 quintali di maccaruna. 5? Guarda, per la miseria. No, ma no, sempre pagando qualcosa, visto una persona senza niente. Ma e io... certo, si vanno a metà di tempo di me per 100 lire. Ma, ti prego, voi pure 10 quintali, ma da risoluto quando non volete mi mettere a disposizione. Lo saggio, andate... Pure non cambia il rimorchio. Vabbè, ma basta solo il rimorchio, lo cambio e tenete la vita per tutti. Con due rimorchi se ne va giù a sangue. Sì, beh, comunque volevo dire una cosa, ma se non si è telefonato a casa, non è vero, perché io sono proprio influenzato, mio fratello ha telefonato a casa, dice che ci ha risposto una femmina. Sta femmina ha detto, guardate, un Beppe non c'è, se volete vi chiama la moglie. A mio fratello ha detto che femmina non hanno mai contato niente, e penso che hanno conto niente, manca la moglie e un Beppe, ha chiuso la femmina. Mia moglie conta come? Mia moglie conta e come? Ma non penso che conto di voi. 5. Faccio conto io. Vabbè, faccio conto a voi quando fa piacere a voi. Esatto. Ma se a voi non fa piacere non conto niente. No, io poi devo faccio vattere a cucca. Sì. È così, guarda. Mamma che mamma. Sì. Ah sì, se da fatto la moglie e sta a cucca. Vabbè, ma che è troppo bello quando la femmina va avanti. Hai capito? È troppo bello, io rimano ma faccio fare una pagliata a maestrata mia, rimano. Ma faccio fare una schiappiata come mi piace a me. Sì, e poi via da qua. Auguri. Come? Auguri. E che cosa? Una schiaffiata. Sì, è questo, prefiro mi via a via poi. No, non Beppe. Sì. Ma la schiaffiata come tu non va a piacere, no, io sto dicendo auguri. Sì. E perché mi dai la parte di fuori? Prefiro, non dicendo, manca ma c'è proprio che via a via poi. Non mi permette, però, non Beppe, non mi permette. No, sono da statista, mi presente. No, ma da una sacudivina da una scala. Esatto. Sì, beh, io se non sono influenzato, quando ha già sentito che la tua scuola ci faceva la mola, veniva, ma... Guardate, sto proprio guardando... andava alla radio. Guardate, se ha fatto una moto, c'è quel rosso, mi pare che tu ne sono una volta sotto il mondo. Però, Don Beppe... dite. Un giorno Don Beppe di Camalato, lì. Sì. Vabbè, la potevano fare a bello, c'era Don Beppe in tabaccato, ci stavo io, c'era Nando Edra, c'era tante persone... Ma guardate, ma io Don Bacciolo ha fatto il suo dovere. Sì, però non parlo, non può parlare.
parte della tua compagnia. Lo so, lo so. Potete fare una bella? Isolamento, sono detto. Isolamento, proprio voglio. Come isolamento? Comunque volevo fare un appello a Lorenzo. Lorenzo, state che c'è Lorenzo, state calmo. Non può permettere proprio, non può permettere proprio. Veramente, guardate, veramente ho evidenza e chiudo un luogo a foro sommanato. Stasera non mi ha piaciuto proprio. Ma poi hai sbagliato due volte, non mi ha piaciuto proprio, guardate. Non mi ha piaciuto proprio. Mi fate dire una parola, e poi posso dire pure un'altra cosa. Sì. E lì che tengo 88 anni, la colpa non manca solo. La colpa è chi ci ha fatto ricevere e chi ci ha fatto chiacchierare così. Può darsi, può darsi. Perché allo Steve, e come chiacchierare, c'era una sua il telefono a mano, e diceva un paio di fuoco cristiano. Vabbè, capito? Vabbè, aspettate. Rovina, avesse stato in debotti, i cristiani avessero una cucca di una. Vabbè, facete pure due parole. Dicite. Permettete, Presidente, scusatemi. Vabbè, prego, per carità. Allora voglio fare un appello a Lorenzo. Lorenzo, signor Lorenzo. Sentite, ma facendo no, mi fanno una cortesia. Sì. Qui chi sta appello facendo il dito telefono questo dopo di andare a giorno dove sono io. E non lo sentite, a me, per quanto esiste la giornata di oggi, mi è attavievo. No, io ho potuto pure il tavolo. A me, sentite, voi tenete una età e tenete un rispetto. Io vi ringrazio. Io vi attavievo. No, e volevo dire. Allora perché voglio ricordavo una cosa, nessuno mi può scarpesare a me, tengo 88 anni, non mi faccio scarpesare a nessuno. Ma non è la questione di scarpesarvi. Volevo dire. Presidente, voi che siete presidente. Sì. Ma ti dà parole come sono dicendo, se no figlio vi attavievo. Ma Don Beppo, tabaccaro, sto dicendo niente. Non mi hanno fatto proprio da tabaccaro e pisciavito, non mi interessa. Sì. Aspettate, vabbè. Io volevo dire questo a Lorenzo. Che ma se no parlavo, me lo dice. Parlasse con il presidente, insomma. Parla la radio. Va bene, signor Lorenzo potrebbe parlare con il presidente, è tutto a posto così. Va bene, presidente? Va d'accordo. Bene, si aperto. Io vi dico una cosa, che nessuno mi ha mancato il rispetto come mi ha mancato il rispetto su Cristiano. Vabbè. Non è mai chi cazzo ha mai conosciuto. Vabbè, potete chiamare a Tony. Dicito. Io vi do la mia parola. Sì. Nelle prossime trasmissioni, le mie trasmissioni, con Madre Peppa, chiedo scusa, Lorenzo da Veresa, io metto a posto. Io ci batto adesso e se la parte ora. No, ma senza mettere a posto, che significa? No, se mette a posto, non è sbagliato con Don Peppa. Dica male, Dolin. Ma no, ma sentite che sto parlando questo, sto parlando sporca, ma non è mai stata la radio gialla così. Perché a me è fatto a uno che diciamo avesse essere giallista. Ma quando mai? Giallista ci permettiste di parlare? Ma non esiste proprio, ma non esiste proprio. Senti, oramai ho principi gialla c'è pigliatina, ci di bisogno di chiudere che mi viene dato in conto. Ma allora sbaglio contro voi, Don Peppe. Senti, per cinque piacere ad affanculo prima voce. A chi da via fuori, poi? Ma dopo solo la telefono e ben andata io. Non me la vado a casa stasera. Cazzo, non vediamo. No. Beh, so cazzo, ma non va che io rimango con me due cazzo a destra. E che già ci parti, zio Pè? Arrivederci. Aspettate, zio Pè, un saluto, io. Lo saluto, me ne va chi? Pronto? Non mi interessa niente, ma non va chi? No, zio Pè, aspettate, state un po', io. Vabbè, faccio vado a mandare dei saluti. Don Beppe di Camalato lì. Non mi aiuta a fare un po' grande. Tengo 88 anni e nessuno sa da pigliare un cucino che vuole a me. Nessuno sa da pigliare, non ci ho permesso a nessuno. Non mi permetto proprio. Non ci ho permesso a nessuno. Non mi permetto proprio. Vabbè, io voglio tanto bene, voi non lo sapete. E dico un'altra cosa, che è l'acqua, mi faccio vivere cavre e mi faccio vivere fritta. Esatto. Avete capito? Non aspetta che c'è il fritto quando già vive. Mi deve zitto. Capite questa parola? L'acqua cavre. Okay. Capito bene questa parola? Sì, è vero. Ma presidente Roma. Vabbè. Faccia schiaffia prima e poi faccia schiaffia. A me. Ricordavate bene che i miei fratelli mi fanno un vuoto se lo fanno. A me, perché? Ma ora mi furiano, vabbè. Allora io mi prendevo. Io mi faccio mettere scuole che mi in tuo paese. Ma se me la cucciano un vuoto. Ricordavate bene che io avevo i lacci di scarpe e bene per il chino. A me presidente, statevi accorto, presidente, ho sapito pure. Vedi, io voglio spostare perché io quanto riguardo di Beppe di Camaldo, la faccio ascolto. Lo so che voi siete rispettosi, però sapete che poi di Beppe di Camaldo è capace pure di fare certe cose. Vabbè, ma io manca lo conosce a me però. Beh, voi, presidente, scusate, ma voi siete tanta una brava persona. Vabbè, ma conosci da me. Volete Don Beppe da Bacca? Sì.
avete sbagliato nei riguardi del sarto. Non è che sbagliate, perché lo sarto vi chiedete scusa. Ma già io contro a me sbagliato. Il presidente, voi approfittate un uomo sarto, con sarto non mi è merda. No, no, ma approfittate un uomo sarto, ma approfittate, voi c'è da fare ma da fare un uomo non. Esatto. Non ho approfittato un uomo sarto, chi non c'è non fa niente. Ma chi era non mi ci all'arte se trovava un altro mestiere? Ah, boh, ma... per poi usate già vorrei che stanno aprendo le porte. Vedete come ho offendito la gente, vedete? Io lo va bene, osarto, pazienti, ma poi va bene, osarto. Sentite, ci dice osarto, mi manda la cimentale. Lo faccio portare, non mi preoccupare. Cimentale. Cimentale, da via radio. Come ha fatto il cantante Nando Etilo. Ma quando andate alla teatro, io ricetta la moglie che metteva la firma ogni stile, non metteva la firma. Sentite, mamma non va a mangiare una tazza di letto. Io sì. Non mi sento pure, sono influenzato. Ma appunto, non beh, salutato comunque. Voglio salutare. Io vi saluto. Vabbè, a Marone lo benedice. E altrettanto a voi e tutta la fascia d'ascolto. Allora, calmatevi un pochettino. Niente, allora così ci stanno pochi spazi, ho sapete miei carcerati. Voi quando mettete le canzoni miei carcerati, tenetemi sempre presente. Mi associo. Vabbè, sentite, noi mi fanno parte. Ogni volta che mettiamo una canzone miei carcerati, da cacciare 100.000 lì. A disposizione. Volete vedere che non sono messo di più le canzoni? No, non faccio mai. Allora facete tutto, allora la prossima volta facete tutta la trasmissione, a nome di carcerato, quanta canzone mettete 75.000 lì proprio? Beh, guardate, allora io faccio una cosa. Io faccio una trasmissione speciale. Sì. Solo per detenuto. O detenuto, non so come si dice. Detenuto o detenuto. Sta buono come ha detto. Detenuto. Detenuto. Allora per tutti i detenuti faccio una trasmissione. E non voglio tanti 100.000 lire di film per quanta disco lo metto. Voglio 100.000 lire solo. Allora, voglio 100.000 lire solo. E faccio arrivare e faccio fare quattro tanti detenuti. Si fa. Voi con me, ho sapete, ma da conosciuto, senza una lira, e io vi ho dato 200.000 lire. Con me non avete mai fatto che soldi. Sentite, guardate. Facciamo la trasmissione, vedete, tenuto, e io mi metto a disposizione. Vabbè, la ricevuto tutto quando si da fare. Quando vuoi tu. Vabbè, non vi preoccupate che sarà fatta. Voglio stare 3-4 detenuti che vanno a mandare il cartolino e vanno arrivati. Ma non mandate il cartolino. Cartolina è. Tutti i detenuti che mi mandano il cartolino, io faccio un telecone speciale per i detenuti. Vanno arrivati solo il cartolino. Avete capito? Sì. Tutti i detenuti. E guai a chi tocca la di aggiorno. Guai a chi tocca la di aggiorno. Ma ci mancherebbe altro. Avete capito? Ma vabbè, mi raccomando a voi. Ma non ci stanno problemi. Vabbè, mi raccomando a voi. Non ci sono problemi. Vabbè, mi raccomando a voi. Non ci sono problemi, vabbè, voi so vinto. State senza pensiero. E pensate che noi tanto lo bene, che da stima che voi portiamo, lo bene che voi volimmo, ricordate che voi siete noi e noi siamo voi. Sì, senza che dipende. E noi diciamo una parola su questo. Esatto. E basta così. Noi siamo già capito. Sì, è sì. Non facciamo i chiacchiere. Esatto. E noi chiacchieriamo troppo vippide. No, è... O cane che abbai non morde. Avete capito? Sì. E meglio parole sono quelle che non si dice. Esatto. Voi, vabbè, ma si tutti che sta gentile, no? Ma voi sentite, è meglio che siano, ma chi sei presidente, no? Voi sentite, sta zitto, lo banio. No, per rispetto, no, è per rispetto. Ma per rispetto. Voi non parlate per paura. No, sto parlando per rispetto. Voi siete un uomo vivo, siete un uomo di frigorifica. Ma cosa ha detto? Grazie a te, Peppe, avrei ragione. Aspetta, volevo dire due parole. Se tutto questo gentaglio che telefono, no? Volesse pensare che Peppe ha 88 anni e c'è tanto da insegnare a tutti, uomini e donne. Zio Peppe è vero che qualche volta dice una parolella, però quella parolella che dice zio Peppe sta ben messa e ben detta. Ma però chi si caga il telefono che vanno fare tanti uccelli, ma che soddisfazione, quando potrebbe domandare vicino a un uomo anziano di 88 anni, potesse dire, sì, beh, perché guardate, l'esperienza va molto di più dello studio. Vabbè, sentite, per tutti i detenuti, ma che veniamo qui, mettiamo la canzone lurda ma cultolata, e poi ci mettiamo pure la linguetta. Sì. Va bene? Sì. Buonanotte, tutta la faccia d'accordo, pure a Peppo Barrizzi, un altro che ci sta andando, a Peppo Macellai, Peppo Barrizzi, manna così,
e Pasquale del Caminetto. Buonanotte. E pure se vuoi un gravattato. Buonanotte. Buonanotte, presente, e tutta la faccia d'ascolto. Buonanotte. Presidente, buonanotte anche a voi. Buonanotte anch'io. Buonanotte, arrivederci. Vabbè. Sì. Scusate per la canzone di Carlo Cerati. Tutti per la lingua. Vorrei sentire la canzone di Bruni. Vabbè, la grande artista. Va bene, ci pensi. Arrivederci. La cortesia, vi ringrazio. Arrivederci, buonanotte. A tutti quanti. Buonanotte. Vabbè, grazie per lo spazio. Assassina senza cuore, e mo cotri e mo fa, quindici anni e niente più, la figlia mia me l'ha cerisco tu. E come brucia mieta che stava, questa strada che non può scappare, sicura sarà messa questa terra, tu scendo sotto e vengo a prendersi a te, mezza all'acqua, mezza a fuoco, ma son chiedo del cielo. E pace non c'è sta, in a quando pure tu, coppa sta terra non esiste più. Sì, dite. Sì, beh, vuoi pazzerisci le cose che fa città voi? Sentite, permettete che pigli un momento il telefono. Sì, beh, permettete, andate. Pronto? Buonasera, chi siete? Ho Luigi Rofedone, ho Luigi, buonasera. Buonasera, come state? Io sono buono. Ma voi non siete Luigi Rofedone? No, sono Luigi. Siete Luigi? Sono Luigi, vabbè. State diretti, aspettate, Luigi. Allora, o lui permettete, parlo prima il signore della sanità. Allora dite, signora. Pronto? Sì. Sentite, come si chiama quella tua signora? O Luigi del Furlone. O Luigi del Furlone. Tanti saluti e buonasera, buonasera a Luigi. Buonasera. Allora io volevo dire questa a tutta la fascia di ascolto. Sì. Che Don Beppe di Camaldoli, è una persona da stimare e no, da ascoltare. Noi spostare con la bocca. No. Perché tiene 88 anni e come lo stimo io lo devono stimare tutti quanti, perché Don Beppe mi fa da me e Don Beppe è onesto e lo dico veramente con tutto il cuore. Grazie, è onesto. Grazie, io sono sempre onesto, sempre. No, vabbè, ma veramente io dico la verità, sempre stato onesto, sempre stato onesto. E qualcosa è successo, qualcosa perché in questo mondo ci sta una ingiustizia, la grande infamità,
è una grande infamità veramente, perché colpisce anche molti giovani napoletani, e questa è una cosa che veramente mi dispiace a me. Capisce? Colpisce molti giovani napoletani. Ah, colpisce, colpisce. È una cosa che mi dispiace molto. Vabbè, vabbè. Vabbè, l'ultima cosa. Scusate, vi volevo salutare papà mio. Sì. Che te ne pure 78 anni e vi stima pure lui. Sì. Va bene. Vabbè. Buonasera. E se state ammalati a voi Giovanni, oppure se stanno ascolto, gli dite che tanti saluti da Peppino e Matteo. Va bene. Va bene, allora passa a papà. Buonanotte, buonasera, buonanotte. Io buonasera. Vi stimo molto. Buonasera. Arrivederci. Buonasera. Pronto? Pronto. Pronto, ti Peppe. Sì, buonasera. Sono Pasquale, vi ricordate di me? Sentite, voi uscite fuori, o finito voi stava andato, voi uscite fuori. Arrivederci. O Luigi. Sì, no, vabbè. O lui, allora io vi ringrazio che avete dato telefonata. No, vabbè, qua, vabbè. Voglio fare un saluto a tutto quanto la radio. Grazie. Tutto da Nico. Sì. Grazie, è stata una volta in Tussano. Sono saputo lì. Ho detto, Presidente, tutto qua. Sì, sta sentendo. Buonanotte, Luigi. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Buonanotte. Che succede? Nostri linda altari, Madonna de Pai, se scede dottori, chiendo a giango la mega me ne va. Ricordatevi all'ultima culturale, ma ci andava proprio da manda a bocca. Cioè, ma io l'accetto pure da voi. Se ho sbagliato, io l'accetto. Hai capito? Cioè, io mi faccio meraviglia di una cosa sola. Che cosa? Chi è che non usava il telefono a mano? E basta, non diciamo niente più. Cioè, ma è dalla mia moglie telefono a mano. Non diciamo niente, rosso piede. Cioè, ma è dalla mia moglie telefono a mano. Non mi sta bene. Gli tengo 88 anni, ci faccio 88 anni di sacrifici pure in Dastanati. È bello e buono, pigliando che stanno tutti così da una chiave. Cioè, io se ho sbagliato, Sentite, voi avete sbagliato e avete chiesto già scusa. Per me è già il PD, stiamo a posto. Ma cioè, per me è già il PD, stiamo a posto. Signore, voi comandate più vostro marito. Non ho capito. Signore, voi comandate più vostro marito. Sì. E ha toccato il buffetto. Non voglio sentire niente, sono radio zitto. Radio zitto? Sì. Manco sa da mortificare saia. Dio me. Dite. Ma io va a offrire a te, mio marito. Signore, sentite la registrazione un'altra volta. Che cosa? Sentite la registrazione. Sì, ma la sento. Sentite averle berito vostro marito, come si è allariato in quanto a me. Ma perché? E questo non ci ho permesso a nessuno. Io ricordavo di figli frate e frate, faccio capo e capo e botto in un cabinetto proprio. E che l'ha fatto frate? Hai capito? E che ti ha fatto fra? Essendo penso mi di una sì e ci ha metto la coppa. Ah, ci sono state sbagliate.
Ma non sto sbagliando di dire. Sì, vuoi dare un sacco di cose? Io mi ancora da domanda. Chi è Peppi e Camano? Ma ti capisci? Io vabbè. Ma perché è stato una poco calma? Noi state cacciolini, non so. Siamo sempre dentro la registrazione. Ricordavo di bene, ma hanno stato assieme tutto quando aveva fatto a schifa. Un signore è un signore, ora vedo che sta qua là da lì. E io non la metto in dubbio, ma chi è? E tu vuoi metterci un barrio che va tutti e due. Vabbè, quasi. Buonasera. Come sta? Non chiamava. Sono contento per voi, capito? Ricordavo di bene, padre eterno, ma ha fatto un miracolo. Vabbè. Ma ha fatto a diventare cristiano pure a buia. Vabbè. Sì. Il Parizio mi telefonava. Sì. Parizio non sta telefonava, era un tuo cazzo tutti e sei, Parizio che non sta telefonava. Sì, vabbè, ma che è? Sembra di fuoco cristiano. Vabbè. Dita. Vabbè, io per squalo, avete capito? Ma ti ha capito, te che hai sfruttato tutti e sei. Buonasera, squalo. E mo stasera ti è venuto il scrupo della cuscina. Vabbè, io non vado a sentire il telefono. Chieda scusa. Scusa. Sì, vabbè, se permettete, volevo chiedere allo squalo se aveva sentito io cosa ho detto, che voi vi siete offesi. Ti ha detto, voi andate a sentire la registrazione, non andate a voi. Cioè, beh, ma facete. Ma c'è la situazione, c'è stata finita oggi. Non mi fare un misto stanotte. Ma voi non dormite sicuro stanotte? Non dormite perché dopo venga a servizio. Che fa? Che voi dopo dormite per sempre, dormite. Perché, zio beh, che vuol dire morire? Voi dopo dormite per sempre, ricordate. E perché, zio beh? Vi venga a servizio. E cioè, beh, io poi volessi che da se il suo presidente venisse in diretta, non offendendo lo squalo che sta dall'altra parte. Il presidente vi piglia il carofano, pulisce, vi metto bocca. O carofano? Perché il presidente lo sa fare. Non sta sbagliandissimo. Oppure Don Beppe o da Baccare, come si chiama? Sì. Pure a lui io chiedo scusa se ho sbagliato. Però vorrei sentire cosa ho detto di aver sbagliato in questo modo. Vada sempre a registrare. E poi decido quando ho fatto schifo. Voi un uomo che potete essere un figlio, un uomo non voglio, un uomo mi offendete che la maniera. Ma cioè, ma io non vi volevo offendere. Io non vi offendo perché sono un signore, però vi dico solo che si dà accoppatura una monnetta. Senti, non mi permette di dire parole volgare. No, no. Io dico solamente che voi dite o funne tutta la chiave. Che funne è volgare? Comunque, c'è beh, io vi ringrazio. E non mi permette di dire parole, perché a questa radio non ti dice né parole. Comunque, c'è beh, io vi ringrazio. Questo però penso che l'abbia sentito pure Peppe il tabaccaio del presidente. Poi domani mi diranno un po' se ho offeso io a voi oppure mi avete offeso voi a me. Senti, ma quello che conta è che ha offeso prima. No, cioè, ma io... Non posso dire tutto quello che voglio, cioè, ma non lo faccio mai quello che mi hai fatto voi a me. Cioè, io non vi ho offeso e né la mia intenzione offendere. Chi è? Io? Sì. Ma non ci faccio niente, ma non lo faccio perché sappiate che sta maniera. Ma scusate, sì, sono 10 anni così, sono 18 anni che sono a questa radio. Nessuno si è mai permesso di mi offendere direttamente che sta male. Ma ricordavo una cosa, hai già cercato un cucchiaio in due peti. Cioè, beh, noi scordate che io sono sempre una guardia e vi chiamo una botte di pistola in pronto. La guardia? Sentite, io la vostra pistola, la uso per prelunga e mi vado a fare una pisciata in due vita. Scusate, Scusate, avete mangiato alla VIP, non me potete pure alleggerire. Fuera. Ma hai detto una
c'era tuo maneniel. A certi delinquenti. Per certi uomini di niente, per certi delinquenti, sentite la canzone. La legge mi fa cieca in mano meglio. Sposando due innocenti, posso signora, signora. Buonasera, zio Peppe. Buonasera, signora. Non mi basta per ringraziare questa telefonata, signora. Zio Peppe, comunque, niente, vi ho chiamato proprio per salutarvi. Signora Dati, io ho stato offeso troppo assai stasera. Zio, ma ho venduto tutto cristiano che ci assiste. Non vi offendete. Vicino a me la pistola. Quando, ma quando mai qualcuno mi ha minacciato la pistola a me? Quando mai? Giusto, signor, giusto. Mi dovete scusare, no, mi dovete cioè, scusare, non, ma voi che hanno uscito il carattere mio, io sono un uomo che si può tenere fatti e chi sta. È giusto, signor, dite voi. Certo, dite voi. Per carità, hanno sbagliato, ma comunque. Dite voi che siete la famiglia, la vecchia famiglia, la radio giovane. comunque non vi pigliate collo, zio Peppe. Non date a rete, non puntate a nessuno, un altro po' che è finita la trasmissione. Signore, ti devo vedere morta. La già avrei morta, signore, la già avrei. E fa la soccia finire. Li vedete morte, la già avrei morto, signore. Comunque, zio Peppe, ho avuto il bisogno di salutarvi. Grazie, stasera, signore, grazie. Perché stasera, non so, mi sento proprio tenero. Signore, tengo cuore stracciato stasera perché questo povero ambasciato sta tagliando per odore, signore. Tengo la moto, si è fatto come una pribocchina. Ho capito, povero mi cristiano, mi povero disgraziato, signore. Pure per questo vi dovevano. E poi, signore ambasciato, veramente va bene alla radio giovane. Certo, con questo odore che tengo, con questa cosa che tengo, è venuto a baciarate, signore. Mi è entrata gente, non mi sapeva il tavolo e il tavolello. Ho mascato un signore, ho mascato un uomo a posto. Certo, bene. Ho mascato la radio giovane, si faceva accidere. E la verità per... Questa è la moglie, signore, sono due da uno, tutta da qua la nata. È vero. Comunque, pronto. Zio Peppe, niente, io ormai è quasi finita la trasmissione. Sì. Io vi saluto, grazie, vi auguro signora. Una felice notte. Anche a voi. E niente, se oggi è il compleanno del presidente, non lo so, auguri per lui, ma non credo. Signora, perché io non so niente, non lo state dicendo lui. No, zio Peppe, ma il presidente non ha detto niente se è il suo compleanno. Non so niente, a me non mi ha detto niente, non so niente. Ho capito. Comunque niente, buonasera alla fascia di ascolto e buonasera, buonanotte a voi, Don grazie, Peppe. Grazie signor, buonanotte. Siete contento che vi ho telefonato, sono felice, signor, sono felice assai. Io vi ringrazio. Sono comunque felice buonanotte. Assai, buonanotte. Buonanotte, bella signora, no. Buonanotte. Mi chiede qua. Pronto? Faccio prima. No, buonanotte, arrivederci, a me non mi piace a papà con voi. Buonanotte. Attendice? Buonanotte, non mi piace. Pronto? Pronto? Ma grazie assai, vedevo, buonanotte. Buonanotte, vedevo, buonanotte. Nada volta. Pronto? Sono un signore, potete dire la canna, la valice la canna. Grazie, buonanotte. Signori, dei signori, dei signori, ma la coppa ai signori. Grazie, anche a voi. Arrivederci. Allora. Riesci ai fuori, riesci fuori, fuori. Una bella canzone, noi siamo allegriati tutti i detenuti. Tutti i detenuti stanno allegriando. E con questa pistola sai che sono un piede sposo. Ho convinto
ti sposi col bravi sola. Niente per nessuno, siente mai te, siente, siente mai te, niente per me, niente per nessuno. Niente per nessuno, giurai a morire, perché la sola mia, e mo batte la sull'ultima preghiera, stasera manca a Dio. Troppo ci mandammo una canzone. Fai giornale, arrivederci. Una raffica mi dentro lo stomaco dopo tutto quello che sanno mangiato. Signora, buonasera. Buonasera, signora, come è stata? Non c'è male. E dopo passate mio marito in privato, per piacere. Vostro marito, signore? Un attimino in privato gli voglio. Troppo faccio parlare, signore, come sta combinato? Lo so, purtroppo lui vi ha dimostrato anche stasera.
veramente ci ha dimostrato stasera, veramente Don Beppe vi ha dimostrato come stasera... va bene la Radio Giolle. No, ma soprattutto la Radio Giolle vi stima, vi vuole bene a voi. Signore, veramente guardate un capendumo vostro marito. Ma questo non lo dovete dire. Signore, ci vogliamo fedenti e merda, signore, veramente fa schifo. Don Beppe, signore, voi mi capite a me che lo voglio ridere. Voi mi capite bene a me che lo voglio ridere. Non mi fate ridere perché vostro non... marito è un capendumo, ma è un non è signore, il caso che lo dite signore, voi, zio Beppe. E chi lo parla male da passano qua, signore, ma, veramente. Ma non solo una passano qua, sono tra le lingue. Signore, chi non fa quello che ha fatto un barcato veramente ci ha da venire a mola tanto. Aspettate, signore, aspettate. Pronto? Maitelli fa con me, Maitelli fa con me, Maitelli fa con me, e fa tutto con me, e tu ti mangi un cazzo. Dici. A parte non voglio parlare niente, purtroppo che io domani non so se posso chiamare a Duco. Sì. Io è quasi mezzanotte, mi anticipo a fare gli auguri al carissimo Antonio da Santa Anastasia. Sì, guardate. Gli auguri più belli, Antonio, per te, che dire, un bacione forte, forte, fraternamente a te, alla signora Rosa e alla piccola Imma. Perché veramente, non so se domani sta a casa o no. Veramente un capendumo, guardate. Sì, Don Beppe, un carissimo amico di Radio Giorgio. È un capendumo, veramente, da Campacia andando fuori a chiedere che te. Esattamente, zio Beppe, niente, io vi saluto. Capito? E Don Pasquale, venite, mi sto assurgendo. No, sta Don combinando. Beppe, io voglio il mio marito in privato. Guarda, sì, mo viene subito. Don Pasquale ci sta pigliando già la canzone di... o a banda, non so. Certamente, auguroni di vero cuore da parte mia e da parte di tutta la mia famiglia. Auguroni Antonio di vero cuore, che possa vivere sempre felice insieme alla tua Rosa, la piccola Imma, con tutto il cuore. Auguroni di felicità e benessere per tutto il mondo. Devo morire, devo morire. Chi è deve morire? Non vi permettete, mi chiama presidente, vi chiamo Aradi a Priest. Per carità, ma non sbagliamo. Me ne riguarderei, zio Peppe. Ah, cioè, ma fra voi e il presidente ci fa una bella differenza. Amore di Dio. Allora tanto auguri, come si chiama? Girussaba, come no, si chiama? No, il signor Antonio da Santa Anastasia. Antonio da Santa Anastasia. Certamente, zio Peppe. Ma se non solo paese non mi piace assolutamente. Io vorrei che magari fosse all'ascolto per venire in diretta. Signor suo paese non tanto mi piace. Vabbè, zio Peppe, aspettate un momento, signor, pronta? Oh, presidente, sì, sì, avete ragione. Avete ragione, avete ragione. Sì, guardate, il presidente si aiuta per fotografia. Si aiuta per fotografia perché hanno essere pronta. Un bacione a Margherita, un bacione forte, forte, Margherita. Fino a me. Che ha detto, zio Peppe? Come? Che ha detto? No, signora, il tuo presidente deve sapere a Rossi, si aiuta per fotografia. E vabbè, il presidente sta giudicando. Servono le fotografie di belle una volta, zio no, Peppe. No, servono questo planicchio, signora, ma sta tutto da qua. Niente, zio Peppe, io voglio lasciare. Volevo tanto... Buonasera. Sarà viaggio. Buonasera, è giudato Salvatorino, ma per fotografia il presidente. O consigliere Luciano, buonasera. Viaggio. Buonasera, ciao. Tanto auguri per Gimma, stuaglio di Santa Anastasia. Certamente, con tutto il cuore. Peccato che sei casa al suo paese. Ma per la è pure compleanno il presidente, no? Non sa c'è niente, la sua non lo sa. La famiglia è tutta a posto. Sì, sì. Un bacione a te e alla tua famiglia. Diamo tanti auguri al presidente pure per il compleanno suo, no? Ma perché oggi è il compleanno di presidente? Ah, così è già stato diritto. Ah, auguroni felicissimi. Ma non credo, guarda, non credo proprio. Ma io non credo perché se il presidente di Biagio, se era il compleanno del presidente, noi conosciamo bene il presidente, senz'altro avrebbe fatto uscire la banda. Modestamente. Quindi allora per non sapere niente non è il compleanno. Non voglio credere che sta risperato, che marò. Zio ma persone sta risparmiando. Zio Peppe, ma a volte fanno anche i pigri. No, come? Zio Peppe si è pigliata... No, si non fanno i pigri, fanno i picchia. Certamente. Signori, ce n'ha mai? Un bacione, zio Peppe, ciao, viaggio. Un bacione, aspettate privatamente. Un bacione, privato, per piacere. Buonanotte. Buonanotte. Un saluto a Giulia. Grazie, buonanotte. Tanti auguri. Tanti auguri.